ben ritrovati ancora e siamo alla terza serata di Passaggi Festival con gli aperitivi di Scienze del Uccellin Bel Verde. Oggi abbiamo con noi la docente Barbara Re, docente di informatica di Unicam, e con le sue studentesse ci allieteranno parlando di errori nell'informatica facendo un viaggio in America, passando dall'America sempre a modo loro. Vi lascio in buona compagnia e vi auguro buon proseguimento. Allora, buon pomeriggio a tutti, a tutte, ben ritrovati, perché per me Passaggi è un appuntamento fisso. Sono oramai 4 anni che calici di scienze mi permettono di mettermi in gioco e lo faccio con molto piacere. Quest'anno con ancora più piacere, perché abbiamo voluto fortemente la presenza anche delle nostre studentesse, Jessica Piccioni e Sara Compagnucci, che insieme a me faranno questo viaggio. Ecco, speriamo di farvi vivere questa storia, di farvi viaggiare con noi, e poi ci saprete dire se così sarà stato al termine di quest'oretta che passeremo insieme. Allora, il titolo dell'intervento è D'infinito e provvisorio, proprio perché siamo a Passaggi, la storia degli errori nell'informatica. Ma per parlare di errori nell'informatica abbiamo ricordato alcuni aneddoti particolari e al tempo stesso anche qualche scoperta particolare. E poi, permettetemi, abbiamo raccontato anche delle storie di donne, perché nell'informatica purtroppo ancora abbiamo questo gap di genere. Troppe poche sono le ragazze che si approcciano al mondo dell'informatica, e quindi questa è un po' la testimonianza che anche le donne possono giocare un ruolo molto importante nell'informatica. Vi racconteremo di fatto alcune storie di donne che nell'informatica hanno dato un contributo significativo. Questo è un po' il viaggio che vogliamo fare, e giocheremo anche un po' con le parole, cambiando entrambi gli estremi della parola errore. Abbiamo gli orrori, ecco, speriamo di non raccontargli degli orrori. E aggiungendo una sola lettera alla parola errore abbiamo il terrore. Beh, un pochino siamo terrorizzate, però ecco, sapremo fare il nostro meglio. Bene, allora, prima di entrare nel merito delle nostre storie, del nostro viaggio, innanzitutto dobbiamo metterci d'accordo sul significato della parola. Iniziamo proprio dalla parola errore, per capire che cosa significa l'errore in informatica. E quindi approfitto subito per introdurvi Jessica Piccioni, che è una nostra studentessa della laurea magistrale in computer science, che ci racconterà che cos'è l'errore. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, errore. Cosa significa errore? Se lo cerchiamo sul dizionario italiano, troviamo una miriade di significati in base al contesto. Errore, letteralmente, è un giudizio al contrario del vero. Mi senti? Più vicino? Sì. Ok. Scusate. Prendo. Mi sentite bene? Perfetto. È un giudizio al contrario del vero. Però, in linguaggio giuridico, significa una falsa rappresentazione della realtà. In matematica, errore è la differenza positiva e negativa tra il valore calcolato di un numero rispetto al suo valore esatto. Ma in informatica che significa errore? In informatica errore non è altro che un malfunzionamento che porta ad un risultato inatteso durante l'esecuzione di un programma. E nella maggior parte dei casi questo errore lo commettiamo noi programmatori. Perché? Perché ci sbagliamo a scrivere il codice. Vi faccio un esempio un po' della mia giornata tipo. Praticamente cosa faccio? Io programmo, e quando programmo sto tante ore davanti al computer a scrivere queste righe di codice, funzioni, algoritmi, che è davvero veramente complicato. E
convinta di aver fatto tutto bene, cosa faccio? Eseguo e vedo quello che succede, se mi porta. Sapete cosa succede però nel maggior numero dei casi? Secondo me una scritta rossa. Sicuramente, scritta rossa, una parola lunghissima che io la prima volta che lessi, ad esempio, exception in thread main java.length.nullpointerexception, che solamente a dirla adesso dite ma che è? Io pure pensavo che all'inizio mi scoppiasse il computer, ho detto oh, mamma mia che succede? Niente paura, quello che compare è solamente un'eccezione, ossia un oggetto che mi permette di gestire l'errore e che mi dice ehi guarda stai sbagliando, e infatti me lo metti in rosso e quindi bisogna che correggi. E in questo caso io sto parlando dell'errore semantico, che è un errore che deriva dal contenuto. Evidentemente ho sbagliato a fare il ragionamento e quindi non va bene quello che ho scritto e devo quindi riformulare il mio ragionamento e scrivere il codice corretto. Perché poi abbiamo anche l'errore sintattico. Perché? Perché per scrivere il codice utilizziamo un linguaggio di programmazione e in ogni linguaggio di programmazione, essendo un linguaggio, ha il suo alfabeto. E ovviamente se sbagliamo a scrivere una parola in un modo, cioè utilizziamo una parola diversa da quella che dovremmo mettere, c'è l'errore sintattico. E qual è l'errore sintattico che commettiamo sempre noi programmatori? Avete un'idea? Ma guarda, è proprio impercettibile, non ci accorgiamo mai. Più o meno è il punto e virgola. Perché praticamente cosa succede? In ogni linguaggio di programmazione, cioè non in tutti, ma in alcuni linguaggi di programmazione, la maggior parte, è obbligatorio mettere questo punto e virgola alla fine di ogni riga. E ovviamente noi cosa facciamo? Così che siamo di fretta, così che ci deve portare, ce lo scordiamo sempre. E quindi ecco quello che succede, l'errore sintattico. Adesso ovviamente grazie alle cose che abbiamo, se compare l'errore sintattico lo riusciamo a vedere bene perché c'è una grossa X e quindi ok. Ma per l'errore semantico è un po' più complicato. Però come dico sempre, dagli errori si impara e quindi di conseguenza adesso vi faccio una domanda. Ma da dove nasce questo termine errore? Allora, abbiamo portato con noi delle immagini. Anche in fondo penso che siate in grado di vedere questa immagine qua. Che cos'è? Una falena per la precisione, sì, una farfalla. Il termine errore deriva dalla parola bug, in inglese, insetto, e per la precisione l'insetto di cui stiamo parlando è una falena. Qualche anno fa, era intorno al 1947, quando una scienziata, una donna di nome Grace Hopper, stava lavorando nel suo laboratorio. Lei era un'informatica, una matematica, anche una militare. E ad un certo punto il suo computer, Mark II, immaginatevi un computer molto grande, grande quasi quanto una stanza, a un certo punto si inceppa. C'è stato un errore. Sarà stato un errore semantico, sarà stato un errore sintattico, non lo sappiamo. Anzi, di fatto, era un errore meccanico. I computer a quel tempo, stiamo parlando di della seconda guerra mondiale, erano dei grandissimi dispositivi basati su degli ingranaggi. Così è stato, una falena, quella falena che vi ho fatto vedere prima, si era fermata negli ingranaggi della macchina, il Mark II, e ha provocato l'arresto. Da lì, da quel momento, la parola bug è stata utilizzata comunemente dagli informatici, ma anche tutti noi la usiamo anche spesso nel parlato comune, come un errore, un malfunzionamento. Grace Hopper ha registrato nel suo diario, e qui abbiamo portato un'altra immagine, così la vedete bene anche in fondo. Ops, scusate gli appunti. Nel suo diario ha appuntato che il giorno 9 del mese 9 alle ore 15:45 la falena ha provocato un arresto. Di fatto si erano inseriti nel relay della macchina questo piccolo insettino e quindi diciamo c'è stato un malfunzionamento del computer.
E lei è la nostra Grace Hopper, la scienziata, l'informatica di cui brevemente vi andrò a parlare. Era una donna molto determinata, alta poco più di 1,50 m per 50 kg di peso, molto esile, ma era a capo di un gruppo di scienziati che hanno dato un contributo importantissimo al mondo dell'informatica. Oltre a coniare la parola bug, Grace Hopper ha avuto un'intuizione, ha fatto sì che tutti noi programmatori possiamo utilizzare nello scrivere i nostri programmi delle istruzioni molto vicine al linguaggio naturale che utilizziamo tutti i giorni. Vi faccio solo un esempio: per stampare a video il risultato di un programma, ad oggi tipicamente utilizziamo la parola println. È una parola inglese che lei ci ha permesso di utilizzare, perché capite bene che questi computer enormi comprendono solo stringhe di 0 e di 1. E quindi la sua intuizione nello sviluppo di un compilatore che era in grado di trasformare il linguaggio inglese, un linguaggio che noi uomini e donne siamo in grado di comprendere, in 0-1, è stato un contributo importantissimo per semplificare anche l'accesso al calcolatore. Un altro contributo fondamentale che lei ci ha dato è il metodo del debugging. Parliamo di bug, parliamo anche di debug. Il debugging è la fase che gli informatici tipicamente svolgono per andare a individuare gli errori all'interno di un programma. Che cosa significa fare debugging? Significa provare e riprovare le funzionalità del nostro algoritmo, del programma che abbiamo sviluppato. E quindi è chiaro che il risultato non sarà certo, ma dopo tanti tentativi e dopo diverse prove siamo in grado di garantire che il funzionamento del programma esattamente segue quelle indicazioni che ci eravamo preposte che esso seguisse. Di fatto i requisiti del nostro programma sono implementati e quindi sono rispettati dal programma sviluppato. Tutto ciò dopo una fase di debugging che grazie a Grace Hopper c'è stato, oggi possiamo andare ad utilizzare. Qualche appunto sulla sua storia: lei, come vi dicevo, era piccolina e minuta, però si è laureata, è stata una delle prime donne laureate in computer science, ha acquisito un dottorato in matematica e siamo a cavallo delle due guerre mondiali. In particolare lei ha acquisito il dottorato nel 1941. Il contributo che, diciamo, e a quel punto, diciamo, la seconda guerra mondiale ha permesso un contributo significativo allo sviluppo della sua carriera. Di fatto la seconda guerra mondiale ha dato un contributo molto importante all'informatica, perché, diciamo, la guerra aveva ha stimolato finanziamenti e chiaramente la necessità di figure professionali che in questo settore potevano dare un loro contributo. Durante la seconda guerra mondiale lei con il suo calcolatore decifrava i codici criptati che venivano chiaramente utilizzati dalle forze dell'asse nella loro comunicazione, e quindi il computer utilizzato per catturare questi segnali e al tempo stesso per capire quali erano le strategie di guerra che venivano utilizzate. Grace ha anche sviluppato un linguaggio di programmazione che si chiama COBOL, che noi tutti quotidianamente in questo momento utilizziamo, quantomeno il COBOL è stata la base dei programmi tipicamente utilizzati nei dispositivi delle banche o nei bancomat stessi. Ecco, grazie a lei tutti i giorni possiamo fare bancomat. E una frase che si ricorda di Grace Hopper
che sia un messaggio anche per le donne per approcciarsi a questo mondo dell'informatica. Dice: è esattamente come preparare una cena. Devi pianificare prima e pensare alla sequenza di ogni cosa in modo che sia pronto quando ne ha bisogno. Programmare richiede pazienza, quella che ci citava prima Jessica, e la capacità di considerare ogni dettaglio per evitare i bug di cui, e gli errori di cui Jessica ci parlava. Beh, a questo punto abbiamo chiare le idee su che cosa significa errore, e quindi vorrei allontanarmi un po' dall'informatica per poi ovviamente ritornarci. Allarghiamo un po' gli orizzonti, cerchiamo di capire qual è stato l'errore che poi chiaramente ha influenzato molto l'informatica, ma un errore che ci ha permesso di conoscere altre terre. Sara, qual è stato questo errore che ha portato la svolta poi della nostra scienza? Allora, quando io mi sono posta questa domanda, appunto, non ho pensato tanto a un errore legato a un contributo scientifico, ma a un errore che ha portato poi un contributo che ci ha permesso di cambiare proprio la visione del mondo. È appunto la scoperta dell'America di Cristoforo Colombo. Nel 1492, appunto, Cristoforo Colombo scoprì l'America tramite un errore. Ma questo errore non iniziò non lo fece propriamente soltanto Colombo. Questo errore iniziò nel secondo secolo d.C. da Tolomeo. Tolomeo fu un matematico, un geometra, e fece delle mappe, appunto, fece delle, tramite una geometria basata tramite una geografia basata sulla geometria, fece delle mappe che permise di calcolare il diametro della Terra, e calcolò questo diametro della Terra che risultava essere del 30% più piccolo rispetto a quello che risulta essere a noi. E dato che Colombo si appunto basò tutta la sua geografia su quello che aveva scoperto Tolomeo, ovviamente ci fu un errore di calcolo. Un errore di calcolo che contava dai 4.400 chilometri che pensava durasse quel viaggio per arrivare alle Indie, perché pensava fosse arrivato nelle Indie, allungò questo viaggio di 16.000 chilometri e non durò soltanto 3 mesi, ma più di un anno. E questo errore appunto è stato la svolta per noi. Ma ci pensate che se non fosse stato per Cristoforo Colombo noi non avremmo le cose come il caffè, Netflix, le patatine, il pomodoro. E quindi la curiosità dell'uomo ci ha portato a scoprire chiaramente una terra, la terra che poi, diciamo, l'uomo non si è accontentato, dalla Terra siamo andati fino allo spazio. E parlando di spazio, lì avremo di nuovo a che fare con gli errori. Jessica, che cosa ne pensi degli errori dello spazio? Ebbene sì, un altro errore, esattamente. E a tal proposito, andando quindi dalla scoperta dell'America, andiamo a cosa? Allo sbarco dell'uomo sulla Luna, 1969. E in particolare qua voglio ricondurmi a 3 donne, che sono Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson. Forse voi le avete conosciute perché recentemente, nel 2016, c'è stato un film chiamato Il diritto di contare. Non so se l'avete mai visto. Io, vedendolo, ho potuto conoscere la loro storia, che sinceramente fino a prima di questo film io non la sapevo, e quindi la voglio raccontare a voi. In particolare voglio raccontarvi la storia di Katherine Johnson. Katherine Johnson nacque nel 1918 in Virginia e fin da piccola era considerata una bambina prodigio. Amava i calcoli, amava la matematica e era precisissima. Lei si diplomò all'età di 14 anni
e addirittura a 16 anni iniziò l'università e a 18 anni prese la laurea con lode in matematica. Da lì iniziò ad insegnare in una scuola afroamericana, perché comunque sia il periodo che stava avvenendo era quello delle leggi razziali contro le persone scure di pelle, e quindi il contesto in cui si trovava questa donna era un contesto difficile. Un giorno, mentre stava a pranzo con i suoi parenti, cosa successe? Successe che praticamente un suo cugino le disse: ma lo sai che la NASA sta arruolando delle donne afroamericane per un progetto per i voli? E Catherine allora cosa fece? Disse: ma sì, dai, perché allora non provare? E quindi provò, fece domanda e nel 1953 entrò a far parte del team delle Colored Computers. Era un team composto da sole donne afroamericane ed era chiamato proprio Colored Computers, che significa proprio programmatrici colorate. E di cosa si occupavano? Praticamente loro guardavano le scatole nere degli aerei e in base a questo cosa facevano? Calcolavano le traiettorie degli aerei in caso di guasto o altro per prevedere degli errori. E questo lavoro che lei fece insieme anche a Dorothy e Mary, che sono le altre due donne che ho citato prima, lo fece per ben 5 anni, fino al 1958, perché poi arrivò una sfida ancora più grande. Infatti fu trasferita in un altro team che si occupava praticamente delle missioni aerospaziali con equipaggio, e in questo team in cui fu spostata erano tutti uomini bianchi, lei era l'unica donna e afroamericana, quindi pensate quanto è stato difficile per lei ambientarsi in un ambiente lavorativo come questo. E cosa fece? Catherine non voleva rimanere in disparte, voleva integrarsi, e quindi proprio per integrarsi cosa fece? Chiese al capogruppo di poter essere ammessa alle riunioni mensili che facevano. Ma il capogruppo cosa le rispose secondo voi? Ovviamente le disse testuali parole: non è previsto in nessun protocollo della NASA che te, una donna, possa essere ammessa alle riunioni, proprio perché nessuna donna, al di là del nero, al di là del bianco, al di là del colore, poteva essere ammessa. Nonostante questo, Catherine non si abbatté, anzi, riprovò, e alla fine fu la prima donna ad essere ammessa alle riunioni mensili della NASA. Dopodiché Catherine comunque sia lavorò sempre in questo team come ingegnere aerospaziale, calcolò le traiettorie di atterraggio dei missili e in particolare calcolò anche la traiettoria dell'atterraggio dell'Apollo 11, che è proprio, la navicella che approdò sulla Luna nel 1969. Inoltre calcolò anche la traiettoria e aiutò l'equipaggio dell'Apollo 13 ad arrivare sano e salvo sulla Terra. Fece anche altri progetti, come ad esempio lo Space Shuttle, lavorò anche alcuni progetti per lanciare i satelliti su Marte, e lei veniva ricordata per la sua precisione nei calcoli. E a tal proposito vi racconto una chicca che è bellissima, che sta sia sul film ma sta anche sulla biografia, perché c'è anche un libro a riguardo che si chiama anche Il diritto di contare, dove praticamente cosa successe? Un giorno un collega di lavoro di un altro team andò da Dorothy, che era la capogruppo del team Colored Computers, e praticamente gli chiese: Dorothy, ci serve assolutamente un computer perché il nostro si è rotto. Sapete Dorothy cosa gli rispose? Dorothy rispose: non posso darti un computer, però se vuoi posso darti Catherine. Non c'è nessun calcolo che lei non riesca a gestire, proprio perché lei era bravissima con i calcoli, addirittura a momenti veniva considerata più brava dei computer stessi. E a tal proposito ho citato Dorothy, che lei era la capogruppo e era anche una programmatrice, perché insegnò a tutti i suoi colleghi il linguaggio di programmazione Fortran, e cito anche Mary, che è l'altra amica di Catherine, che le fu molto vicino durante nel team del Colored Computers, e a tal riguardo Mary si batté proprio per far sì che le donne entrassero a far parte in questi progetti che la NASA faceva. E a tal riguardo vi volevo concludere solamente con una frase di Catherine, proprio per precisare il fatto che lei era amante dei calcoli, era proprio una calcolatrice umana.
Lei disse proprio: ho contato di tutto, ho contato i gradini per la strada, i gradini per la chiesa, il numero di piatti e posate che ho lavato, tutto ciò che poteva essere contato, io l'ho fatto. E a tal proposito vi volevo dire, ma voi sapete qual è la prima e vera e propria programmatrice che c'è stata all'interno della NASA e che ha dovuto fare i conti con tantissimi errori? Sara, te lo sai? Sì, allora stiamo parlando di Margaret Hamilton. Margaret Hamilton nel 1964 scoprì che il MIT, Massachusetts Institute of Technology, aveva ricevuto un contratto da parte della NASA che cercava dei programmatori software per mandare l'uomo sulla Luna. Allora lei, stupita da questa richiesta e sicuramente incuriosita per fare una cosa che comunque è una cosa completamente nuova, mandò la sua candidatura. Fu così che diventò il primo programmatore, nonché la prima donna. Come racconta spesso nelle sue interviste, Margaret dice che all'epoca gli ingegneri erano più concentrati nel lab e poco nel software. E quindi mancavano completamente i programmatori software che sarebbero risultati essenziali per una missione come quella dell'Apollo 11 e dell'atterraggio, appunto. All'inizio nessuno pensava che il software sarebbe stato un grosso problema, ma poi cominciarono a rendersi conto di quanto sarebbe stato necessario creare un software stabile, dato che c'era in gioco la vita degli astronauti. E quindi i programmatori software dovevano essere in grado di rilevare un errore ancor prima che questo avvenisse. I suoi studi e la sua intuizione per il rilevamento degli errori sono stati essenziali in uno dei momenti più critici della missione. Infatti pochi minuti prima dell'atterraggio sulla Luna c'è un interruttore di un radar che si trovava in una posizione sbagliata e quindi il computer cominciò a mandare dei messaggi erronei. Mandò questi messaggi erronei e cominciarono a ripristinarsi e riavviarsi tutte le attività che avevano una priorità più alta. Ma Margaret Hamilton aveva già pensato a una serie completa di istruzioni che dovevano scattare nel momento che appunto si creavano appunto questi errori. In effetti il computer era programmato per sviluppare queste serie di procedure di ripristino. E l'azione eseguita dal software in questo caso fu quella di eliminare tutte quelle attività che avevano una priorità più bassa e quindi alleggerire il carico del computer. Il computer ovviamente non fu l'unica volta in cui Margaret Hamilton dimostrò di avere una spiccata intuizione. Infatti spesso nelle sue interviste racconta di un aneddoto avvenuto con sua figlia, Lauren. Infatti durante il fine settimana e durante le serate spesso doveva portare con sé sua figlia al lavoro. E racconta che sua figlia era molto incuriosita del suo lavoro e giocava a fare l'astronauta, ovviamente. Quindi si chiuse nella navicella e cominciò una simulazione dell'atterraggio sulla Luna. Premendo un po' di tasti a caso, completamente a caso, mandò tutto il programma in crash. Infatti aveva avviato un programma di prelancio nel momento in cui stava per atterrare sulla Luna. Scoprì questo bug e lo disse ovviamente ai suoi superiori, sia del MIT che della NASA. Ma nonostante la scoperta di questo bug e
i superiori decisero di non aggiustarlo perché dissero che gli astronauti sarebbero, cioè, erano troppo ben addestrati per commettere un errore così stupido. Ma a metà della missione, della simulazione successiva, un astronauta fece proprio questo semplicissimo errore, il bug di Loren Saviglia. Il lavoro di Hamilton, della Hamilton, è stato, dopo l'annunaggio, è stato essenziale per guidare le restanti missioni Apollo. E ha beneficiato Skylab, che è stata la prima stazione spaziale degli Stati Uniti negli anni 70. Nel 1972 lasciò il MIT e fondò la sua società, Liger Horder Software, e poi successivamente, dopo circa 14 anni, fondò un'altra società, l'Hamilton Technologies. Margaret Hamilton è anche nota per aver reso popolare l'espressione di ingegneria del software, e che ha preso parte alla definizione dei principi fondamentali della programmazione. E insieme a molte altre colleghe ingegnere, rappresenta il simbolo nella lotta per la parità di genere nelle discipline STEM, cioè Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ha ricevuto un premio, una medaglia, la medaglia presidenziale della libertà, Medal of Freedom, da Barack Obama nel 2016, che disse: il suo esempio parla dello spirito di scoperta americano che esiste in ogni bambina e bambino, che sanno che in qualche modo guardare oltre il cielo significa guardare nel profondo di noi stessi. Di solito gli ingegneri non sono viste come persone coraggiose, ma la Hamilton sicuramente non le manca il coraggio. E a tal proposito vorrei fare una citazione di Margaret Hamilton. Lei ricorda di essere stata senza paura, anche quando gli esperti dicono «no, questo non ha senso». Non ci credevano, nessuno ci credeva, era qualcosa che sognavamo che accadesse, ma è diventato realtà. Allora, questa era Margaret, alta poco più di 1,60 m, e vi faccio notare questa pila di carta che trovate qui a fianco a lei. La pila di carta, alta tanto quanto lei, di fatto è quel programma di cui Sara ci ha appena parlato, che ha permesso a Neil Armstrong di atterrare in sicurezza sulla Luna. Lo voglio risottolineare, Sara già ce l'ha detto, il contributo di questa donna a capo di un gruppo di oltre 100 ingegneri di fatto ha permesso la navicella spaziale di atterrare. Tutti ricordano Neil. Lei è un po' meno conosciuta, ma per noi è una donna veramente importante. Ora, prima di completare questo viaggio, spesso diciamo, sentiamo parlare di reti wifi che non funzionano, e quindi pensavamo di raccontarvi un'ultima storia, quella di una donna scienziata, anche lei, che ha vissuto buona parte della sua vita dall'altra parte dell'oceano, ma di fatto di origini europee, che ha contribuito con i suoi studi a far sì che ad oggi possiamo navigare in internet. Una donna che ha contribuito di fatto alla nascita della Wi-Fi che oggi noi tutti utilizziamo. E qui chiederei di nuovo a Jessica di raccontarci la storia di questa donna. Allora, non era previsto nel copione, però siccome la professoressa me l'ha chiesto, io lo faccio ovviamente, e quindi vi racconto un po' la storia di Hedy Lamarr. Non sarò precisa al 100% perché non me l'ho studiata per bene, però la storia la so, la conosco. Al massimo fai un errore. Al massimo faccio un errore, speriamo di no, dai. E quindi sì, vi racconto la storia di Hedy Lamarr,
che sì, è vero, è stata la pioniera del Wi-Fi, ma Hedy Lamarr è stata anche una diva e attrice di Hollywood. Anzi, addirittura lei è stata anche dedicata la stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Lei nacque a Vienna verso il 1920, non mi ricordo la data precisa, da genitori ebrei. E praticamente finiti gli studi delle scuole superiori si iscrisse all'università di ingegneria, ma decise di non finirla. Perché? Perché Hedy Lamarr dentro di sé coltivava un'altra passione, la passione del teatro e del cinema. Dato che in quel periodo c'erano già le leggi razziali che cominciavano un po' a discriminare gli ebrei, e siccome lei era di origine ebrea, cosa fece? Decise di scappare e di emigrare dove? Nella patria del cinema, Hollywood. E quindi cosa fece? Iniziò la sua carriera cinematografica ad Hollywood. Fece alcuni film, dove però agli inizi non ebbero molto successo. Poi ci fu un film in particolare che gli diede moltissimo lustro. E da quel momento in poi Hedy Lamarr cominciò ad essere sempre più chiamata e lavorò al fianco di grandissimi registi e attori famosi a quel tempo. Nel 1940 la cercavano tutti. E cosa successe però? Hedy Lamarr, come ho detto già prima, aveva iniziato ingegneria e quindi nel suo cassetto c'era sempre questa sua voglia di ingegnarsi e di creare nuove cose. Creò all'inizio, nel tempo libero, quando quindi non era impegnata sul set, faceva dei piccoli esperimenti. Fece addirittura una pasticca che, se sciolta nell'acqua, faceva diventare l'acqua gassata. Fece addirittura un semaforo che a intermittenza si accendeva e si spegneva. E dopo di questo però cosa successe? Iniziò la guerra negli Stati Uniti e Hedy Lamarr non volette star ferma. Certo, c'era anche la sua carriera cinematografica da una parte, ma dall'altra parte c'era anche la sua voglia di dare un contributo alla guerra stessa. E quindi cosa successe? Insieme a un suo amico decise di creare un qualcosa, e quel qualcosa non era altro che lo spread Spectrum, che viene utilizzato adesso nella Wi-Fi. Quindi cosa fece? Fece una sorta di macchinegno che permetteva di sincronizzare le frequenze e di rendere invisibile ai nemici tedeschi i missili che lanciavano gli americani. Questa cosa che lei inventò praticamente fu brevettata, solamente che quando questa cosa brevettata fu data alla Marina statunitense non fu riconosciuta, non fu mai utilizzata. Perché? Perché comunque sia frutto di cosa? Di una donna e per di più anche attrice, la credibilità sarebbe stata poco. Finita la Seconda Guerra Mondiale, durante la Guerra Fredda, il meccanismo di Hedy Lamarr cominciò invece ad essere utilizzato, e questo meccanismo è lo stesso che noi troviamo nelle reti Wi-Fi. E il riconoscimento di Hedy Lamarr fu dato solamente pochissimi anni prima della sua morte. E quindi Hedy Lamarr, oltre ad essere stata una diva di Hollywood, come ripeto, c'è proprio la sua stella nella Walk of Fame di Hollywood, fu anche la pioniera del Wi-Fi. E quindi questa è la storia di Hedy Lamarr. Già perché l'abbiamo improvvisata, non abbiamo portato l'immagine di Hedy Lamarr. Però mi sono scordata che questa era proprio la cosa d'effetto che però mi sono scordata, scusatemi. Praticamente c'è una peculiarità su Hedy Lamarr che me sa nessuno conosce. Praticamente Walt Disney, per ispirarsi alla figura, personaggio di Biancaneve, disse proprio che si ispirò alla figura di Hedy Lamarr. Quindi adesso la foto non ce l'abbiamo, ma se vedete Biancaneve è ispirata a lei. Se poi la cercate su internet e vedete, è veramente uguale a lei. Quindi Hedy Lamarr fu proprio colei che ispirò Walt Disney per il disegno e il personaggio di Biancaneve. Bene, abbiamo fatto questo viaggio, vi abbiamo raccontato qualche donna, vi abbiamo raccontato le scoperte che queste donne hanno portato all'informatica. Il viaggio ha toccato varie parti del mondo, ma l'America in particolar modo è stata in quegli anni la culla
della nostra scienza, una scienza molto giovane, perché se pensate che il primo ping fatto dagli informatici è stato all'incirca intorno agli anni 80, 81, 82, il web è del 1990, quindi questa è una scienza che è giovane, che però in questo momento ha una velocità molto alta. E una velocità che quest'ultima persona che voglio citare di fatto ha segnato la sua storia, così come l'America, perché abbiamo cercato di capire con chi chiudere e lui di fatto, Michael Jordan, ci ha lasciato una frase che ci piaceva citare dopo aver raccontato di tutti questi errori, perché Michael Jordan dice: avrò segnato 11 volte canestri vincenti sulla sirena, chiaramente lui è un giocatore di basket, e altre 17 volte a meno di 10 secondi dalla fine nella partita di basket. Ma nella mia carriera, lui dice, ho sbagliato più di 9.000 tiri, ho perso quasi 300 partite, per 36 volte i miei compagni si sono affidati a me nel tiro decisivo e io ho sbagliato, ho fallito tante e tante volte nella mia vita ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Quindi con il messaggio di Michael Jordan e con tutto il messaggio di tutte queste scienziate, ringraziando Jessica e Sara che hanno accettato un po' la sfida di questo pomeriggio, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani pomeriggio con i colleghi della Scuola di Bioscienze che vi introdurranno al mondo dei virus. Grazie. Barbara Re, gentilissima, bravissima, le sue studentesse altrettanto bravi e molto preparate, e vi saluto e vi do appuntamento a domani. Buona serata a tutti con tutti gli altri eventi bellissimi che ci sono.